Una manifestazione nazionale che ha portato a Roma più di 1000 persone, delegati sindacali, personale ATA, personale precario, docenti di sostegno, ricercatori, associazioni studentesche, insieme come nostra consuetudine per parlare dei temi che attanagliano la scuola in questo momento. Parleremo di autonomia differenziata, parleremo di contratto, parleremo di precariato, parleremo di sostegno, parleremo di personale ATA, insieme per un confronto critico se ce ne fosse bisogno, ma soprattutto costruttivo. Abbiamo invitato a questo incontro anche il sottosegretario Frassinetti perché noi dobbiamo confrontarci col governo ed esporre a loro quelle che sono le nostre soluzioni ai problemi della scuola in questo momento. Un percorso che nasce da lontano, un percorso fatto di ascolto, di condivisione, che ci porta alla consapevolezza che l'obiettivo principale è la meta, una meta che è fatta delle rivendicazioni chiare e precise per la tutela di una scuola statale, nazionale, che valorizzi il lavoro delle persone sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista economico e soprattutto tuteli le persone, gli alunni che la frequentano tutti i giorni, che rappresentano il futuro di questo Paese.